Esercizio numero 3 del file problemi forze e campo elettrostatici. Due sfere metalliche A e B, A carica positivamente, B carica negativamente, diametri 24 e 18 cm, quindi i raggi sono 12 e 9 cm, la distanza tra le superfici è 6 cm. Conosciamo la carica negativa di B, meno 8 nanocoulomb, la sfera A invece non sappiamo la sua carica. Le sfere sono immerse in acetone, che è un liquido o un dielettrico, quindi un liquido isolante, che come tutti i dielettrici abbassa l'intensità dei campi elettrici. Trascuriamo gli effetti di induzione elettrostatica in quanto la vicinanza delle due sfere una rispetto all'altra produce sicuramente effetti di induzione, nel senso che le cariche positive di questa sfera tenderanno ad accumularsi più sul lato destro perché attirate dalle cariche negative della sfera B, e allo stesso modo le cariche negative della sfera B tenderanno ad accumularsi sul lato sinistro prevalentemente perché attratte dalla sfera A carica positivamente. Trascuriamo questi effetti di induzione elettrostatica. Conosciamo poi il campo elettrico totale nel punto P, che si trova esattamente a metà strada fra le due superfici. C'è da disegnare i campi elettrici, il campo elettrico totale e anche quello delle singole sfere, poi il campo elettrico EB generato dalla sfera B in P, quello generato dalla sfera A sempre nel punto P e la densità di carica superficiale della sfera A. In questo disegno vediamo tutte le misure che conosciamo, quindi i 6 cm tra le superfici, divisi esattamente a metà dal punto P, 3 cm e 3 cm, i raggi che chiamo con la R maiuscola, raggio di A 12 cm, questo, raggio di B 9 cm. E poi ci serviranno le distanze del punto P dai centri delle sfere. Infatti sappiamo che le sfere cariche, come anche nel caso delle masse, nel caso della gravitazione, si comportano sempre come se fossero delle cariche puntiformi con tutta la loro carica elettrica o la loro massa nel caso delle sfere e della gravitazione, è come se fosse la carica e la massa tutte concentrate nel centro. Quindi dobbiamo considerare sempre la distanza del punto P dal centro delle sfere e non dalla superficie. Queste distanze dal centro sono 12 più 3, 15 cm, e 3 più 9, 12 cm. Le chiamiamo RA e RB con le R minuscole per distinguerle dai raggi delle due sfere. Inoltre, sappiamo che l'acetone ha una costante dielettrica relativa pari a 21, questo significa che smorza e indebolisce tutti i campi elettrici di un fattore 21. Nel disegno si vede anche il cosiddetto effetto pelle, cioè le cariche elettriche sui conduttori metallici si dispongono sempre in superficie, quindi sulla pelle dei conduttori. Questo perché, dal momento che le cariche dello stesso segno si respingono, quindi tutte queste cariche positive si respingono tra loro, come anche tutte queste cariche negative si respingono tra loro, tendono a disporsi più lontane possibili, le une dalle altre, quindi sulla superficie esterna, sia, in questa sfera che sulla superficie dell'altra. Qui ho disegnato i campi nel punto P, ho fatto tre disegni separati per motivi di chiarezza, per non sovrapporre, però il punto P è sempre lo stesso di prima. Allora vediamo che i campi generati da A e da B vanno entrambi verso destra, perché la sfera A è carica positivamente, quindi fa un campo elettrico verso l'esterno, verso destra. La sfera B è carica negativamente, quindi fa nel punto P un campo elettrico verso la sfera, verso B, quindi verso destra. E questi due campi si sommano per il principio di sovrapposizione e danno luogo a un campo elettrico totale di cui conosciamo il valore, sono 8000 newton al coulomb, cioè 8 kN per coulomb. Ricordiamo che questo valore intuitivamente vuol dire che se noi mettessimo una carica che non c'è nel punto P, una carica da 1 coulomb, subirebbe una forza di 8000 newton perché interagirebbe con questo campo elettrico. Ragionevolmente, se noi mettessimo una carica qui di un nanocoulomb, subirebbe una forza di 8000 nanonewton. Comunque noi non metteremo nessuna carica in questo punto P perché ragioniamo soltanto con i campi elettrici, quindi non serve, di aggiungere nessuna carica, nessuna terza carica.
Oltre a conoscere il campo elettrico totale, possiamo anche calcolare il campo generato dalla carica B nel punto P. Ricordiamo che ogni volta che parliamo di un campo elettrico dobbiamo specificare due informazioni: chi genera quel campo e dove lo stiamo calcolando, quindi dove viene generato. Quindi noi dobbiamo dire il campo elettrico generato da chi, quindi da B, e dove, in quale punto dello spazio, nel punto P. Possiamo calcolare il campo elettrico generato da B nel punto P perché conosciamo sia la distanza dal centro, che è di 12 cm, che la carica totale che sta sulla sfera B, che è meno 8 nanocoulomb. Nel caso invece del campo generato da A nel punto P, non possiamo fare il calcolo diretto perché non conosciamo la carica che è depositata sulla superficie di A. Calcoliamo dunque il campo EB nel punto P, cioè questo, con la formula del campo elettrico generato da una sfera. Sappiamo che la formula è K, la costante elettrica, diciamo, dell'elettrostatica, per la carica sorgente QB, diviso la distanza al quadrato tra il centro della carica sorgente e il punto P. Inoltre questa costante non è K0 perché stiamo nell'acetone, ma è K0 diviso 21, perché il campo elettrico è smorzato di un fattore 21 per colpa dell'acetone che si polarizza, quindi dielettrico che si polarizza smorza il campo elettrico. Inoltre la carica elettrica, che è a segno negativo, la mettiamo in modulo, perché noi stiamo calcolando il modulo di questo campo elettrico EB, e quindi non ci interessa il segno, ma soltanto il valore assoluto. Andando a sostituire i valori, abbiamo K0, è questo valore qua, diviso εr 21, QB è 8 nanocoulomb, e la distanza al quadrato portata in metri sarebbe 0,12 metri al quadrato. Tutte le unità di misura si semplificano, metri quadrati, nano si semplifica con 10 alla nona, perché nano vuol dire 10 alla meno 9. Un coulomb si semplifica con un coulomb qua e rimane newton su coulomb, e questo infatti è l'unità di misura finale, newton su coulomb, e il risultato numerico è 238, come indicato anche qui. A questo punto possiamo calcolare il campo elettrico generato da A nel punto P. Infatti noi sappiamo che entrambi i campi vanno a destra, quindi si sommano per dare 8000 newton su coulomb, ma di conseguenza A, il campo elettrico di A, è la differenza fra 8000 newton su coulomb e 238 newton su coulomb. Quindi facciamo questa differenza e il campo elettrico generato da A in P, cioè questo qui, vale 7762 newton su coulomb. È un risultato che noi prendiamo con quattro cifre significative, anche se in realtà dovremmo prenderlo soltanto con due cifre, perché tutti i dati di questo problema, i dati meno precisi, hanno due sole cifre significative, come per esempio questa. Però trattandosi di un calcolo intermedio, sarebbe causa di grande imprecisione utilizzare due cifre sole, perché a cascata poi tutti i calcoli successivi verrebbero imprecisi. Quindi è meglio, secondo me, nei calcoli intermedi portarsi dietro molte cifre. Quindi lasciamo quattro cifre in questo risultato per non rendere imprecisi i calcoli successivi. Ora che conosciamo il campo elettrico generato dalla sfera A nel punto P, sappiamo che è questo valore, però possiamo calcolare quanta è la carica su A. Qua. Infatti il campo elettrico generato da A nel punto P ha la stessa formula del campo elettrico generato da B nel punto P, quindi K0 su εr, QB diventa QA, diviso la distanza dal centro al quadrato. Questa è la nostra incognita, quindi facciamo la formula inversa, moltiplichiamo questo valore per εr, quindi per 21, moltiplichiamo per RA la seconda, che sarebbero 15 cm, la distanza dal centro, 0,15 m al quadrato, e dividiamo per K0, eccolo qua. Così troviamo che la carica depositata sulla superficie di A vale 408 nanocoulomb. Nano viene da questo 10 alla 9 che sta al denominatore.
E coulomb è, diciamo, questa unità di misura che sopravvive dopo tutte le altre che si eliminano. Possiamo scrivere questa carica elettrica QA anche in microcoulomb, dividendo per 1000. Ricordiamo che microcoulomb vuol dire 10 alla meno 6 coulomb. Infine, adesso che abbiamo la carica elettrica di A, possiamo calcolare la densità di carica superficiale della sfera A, che infatti per definizione è quanta carica è depositata sulla sfera A, quindi questi 0,408 microcoulomb, diviso l'area della superficie, cioè della sfera A. Quest'area, superficie di una sfera, si calcola 4 pi greco raggio al quadrato, quindi 4 pi greco. 0,12 metri, il raggio era 12 centimetri al quadrato. Svolgendo i calcoli, sono 2,25 microcoulomb al metro quadrato. Approssimiamo con due sole cifre significative, come i dati meno precisi, 2,3 microcoulomb al metro quadrato.